Benvenuti su Dischi Misti Senza Rischi, la guida all'ascolto definitiva. C'è talmente tanta musica che non sai cosa ascoltare, usi le piattaforme musicali ma finisci per scegliere sempre le solite cose, oppure sei stanco delle playlist indotte dall'algoritmo, allora niente panico, che pensi me. Carissimi, bentornati a Dischi Misti Senza Rischi. Io sono Marco Bianchi, compositore, vibrafonista e autore, e questa settimana vi voglio parlare di un album veramente fighissimo, non che quelli prima non lo fossero, perché lo è sempre, un album sempre fighissimi, quelli che mi permetto di suggerirvi. Fighissimo per vari motivi. Innanzitutto vediamo a nome di chi è. L'album è firmato dal grandissimo Omer Avital, che è un musicista nato nel 1971 in Israele, ma con una parentela mista tra Marocco e Yemen, quindi cresce già in un contesto multiculturale, e si trasferisce a New York all'inizio degli anni 90, nel 1992, per cercare di lavorare nella scena appunto jazzistica newyorkese. Le sue qualità sono ovviamente eccelse, quindi riesce attraverso alcune jam del jam session nel classico locale, lo Small di New York, ad avvicinare e suonare appunto con grandi musicisti come Mark Turner, che è un grandissimo sassofonista, soltanto per citarne uno. Dopodiché riesce ad avere un piccolo contratto con la Impulse Record nel 1997. Da lì parte un po' tutta la sua carriera, un po' tutta la sua storia, quindi diciamo che si è messo a lavorare duramente i primi 3, 4, 5 anni, per poi riuscire ad entrare in contatto con grandi musicisti e fare della grande musica. Oggi parliamo appunto di un album a suo nome, registrato proprio allo Small Club, perché ne sono stati registrati diversi. Tenete presente peraltro che, piccola parentesi, lo Small Club di New York fa delle dirette tutte le sere su YouTube. Se voi siete magari un po' nottambuli e avete voglia di vedervele in diretta, si può fare, perché trasmettono là, sono le 10, qua sono tipo la 1, le 2, purtroppo si fa molto tardi se volete vedervi le dirette in diretta, però poi rimangono registrate e avete tutta la gamma delle emozioni possibili, plausibili, che questi grandi artisti lasciano in queste jam. Alcuni sono proprio dei progetti che loro vanno ad esporre lì o a rodare. Quindi dicevo appunto, l'album di Omer Avital, che si intitola Omer Avital Quintet Live at Small, e vengono radunati 8 brani. Tra l'altro devo dire che per essere registrato dal vivo è stato anche registrato molto bene, e davvero racchiude la grande atmosfera anche di quel posto. Le composizioni sono una più bella dell'altra e sono suonate con grandissimo, grandissimo pathos. Vi nomino i musicisti perché sono assolutamente da ricordare. Abbiamo chiaramente al contrabbasso il leader Omer Avital, alla batteria il grandissimo Jonathan Blake, al pianoforte Jason Lind, non so se ve lo ricordate, l'avevamo già trovato nei nostri ascolti, al sax tenore Joel Frem, alla tromba Evishai Cohen. Evishai Cohen, omonimo del contrabbassista, però questo è trombettista, anche lui israeliano se non ricordo male di origine. Insomma, la musica che esce da questo quintetto, con un impianto, devo dire, tra virgolette, passatemi il termine, tradizionale, no? Quindi tromba, sax tenore, pianoforte, contrabbasso, batteria, non fa sentire questo suono vecchio per niente al mondo. È la musica che fa la differenza, sono i musicisti e la loro grandissima intelligenza esecutiva e solistica a dare veramente uno spirito incredibile a questo album. Vi consiglio su tutti i brani l'ascolto di Anthem to Life, traccia numero 5 dell'album, se li ascoltate in ordine, cosa che peraltro vi consiglio sempre. È un tema incredibile, cioè veramente un tema di una bellezza
io l'avrò ascoltato non so quante volte. È veramente un inno alla vita, è veramente grande 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 musica, suonata da super musicisti ispiratissimi, una serata veramente strepitosa, e vi consiglio proprio di mettervelo in cuffia e di immaginarvi seduti lì, perché è veramente veramente un grande album. Io ve lo consiglio con tutto il cuore, anzi vi consiglio di seguire Omer Avital anche nelle ultime produzioni che lui ha inciso, anche come sideman, non soltanto come solista, insomma, diciamo come band leader. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, spero di esservi stato utile, mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensate nei commenti, perché questo podcast va anche su YouTube, quindi se volete commentare lo potete fare senza problemi. Credo che si siano abilitati anche i commenti su Spotify in questo momento, però non ne sono ancora sicuro perché non ho tutto sotto controllo, quindi può essere che ci sia qualche impedimento. Nel caso, comunque, c'è anche il canale Telegram, che è appunto Marco Bianchi Vibes News, che potete consultare quando volete iscrivendovi al gruppo, e appunto, come vi dicevo, il canale YouTube, che è Marco Bianchi Vibes. Invece, se vi va davvero, iscrivetevi, così restiamo in contatto, e il canale è molto attivo, ci sono tutti i giorni quasi aggiornamenti, quindi spero di fare cosa gradita. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo la prossima settimana. Ciao.